Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornate su Warframe e benvenuti in questo nuovo video Fish on Frame. Allora, con questo aggiornamento ragazzi hanno veramente aggiunto tanta roba, tanti belli skin, eccetera, eccetera, ma quello che andiamo noi a concentrarci in questo caso è la collezione tutta Orizu. Orizu, sì, si chiama così. Bellissimo, bellissima la parte sopra, quindi l'abito Orizu, ma anche un po' queste mani qua che sono un po'... Ma cazzo, minchia, solamente brutti. E pantaloni, vabbè, i pantaloni ci sono già. E poi c'è sta cappuccia, ragazzi, che è veramente brutto, posso dirlo, ok? Perciò direi di acquistare questa skin e vediamo un attimo cosa può uscirne fuori. Perciò ho preso, andiamo sul nostro drifter in questo caso. Allora, questo qua è il drifter che ho come principale c'ho questo qua che suppongo sia bellissimo, però non ci interessa di questo, andiamo a personalizzare la nostra bella. Mamma mia, quanto è brutto questo così. Allora, andiamo sulla tuta trasparenza. Allora, comunque ragazzi, io metto sempre ogni volta che faccio i Fish on Frame dei Drifter, gli metto sempre la maschera e questi qui che sono gli accessori facciali. Per il semplice fatto che Warframe non sa fare gli aspetti, ragazzi. Cioè, è veramente brutto. C'hanno degli occhi che sembra una roba orrenda. Quindi io mi paro con questo qua. Però andiamo un attimo su. Effettivamente sull'abito. Quindi abito Orizu. Orizu, sì, si pronuncia così. Orizu. Però così è bello. A parte per il cappuccio, che dopo cercherò di cambiarlo. Pantaloni Oizu, ok, qua. Ok. E non so, in questo caso se metto... No, vedete che se metto questa cosa qua non va bene perché è tutto buggata, quindi non ci interessa. Mettiamo normalmente i colori. Però il cappuccio in realtà vorrei sistemare perché se metto questa qua normalmente, vediamo un attimo. Oh, ma... Ok. No. Allora penso di farlo senza, allora. Facciamolo senza, dai. Però così... Esteticamente è molto bello, no? Ok. Vediamo di farci uscire un bel colorito. La Madonna, ma che è? Ma che figo così. Lo facciamo proprio... Vabbè, ho già capito come farlo. Gli facciamo bello nero. E oro? Speriamo così. Allora. Un marroncino non ci sta. Andiamo su altre palette di colori. Ma qua vorrei farlo proprio scuro in questo caso, visto che gli va bene il colore nero. Vabbè, gli facciamo tutto nero, vaffanculo. Mentre questa parte qua riprendiamo il colore arancino che c'è lì, però non so che arancio sia questo. Cioè, che arancio è questo? Vabbè, ho capito, facciamo ancora nero, che è meglio. Ma forse il colore blu? O il nero ancora? Vabbè, il nero no, perché io. Cerchiamo, no, così non mi piace. Ritorniamo col nero. Ok. Ah, mamma mia, che bello! È bellissimo questo effetto qua dell'energia della tuta, è veramente spettacolare. Ma l'arancio qua, no, raga, così è veramente spettacolare. Il bel verde un po' di meno. Bianco, vabbè, facciamo l'arancione allora, che è molto bello in questo caso. Come energia della tuta secondaria, in questo caso mi va proprio sull'emissivo dell'accessorio facciale, quindi se metto bianco, verde, ok, se metto azzurro, vabbè, non cambia praticamente quasi un cazzo. Se gli mettiamo, chi se ne frega, gli mettiamo bianco. Oddio, bello! Bellissimo così. Bello, bello proprio. Mentre per il cappuccio, ma come ci sta col cappuccio così? Oh mio Dio.
veramente brutto. No, 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 novità, col cappuccio sopra, vediamo. Mamma mia, cioè, è brutto proprio col cappuccio, raga, non riesco veramente come dirvelo. Cioè, fa schifo. Così? Oddio, così è un po' già meglio. Però facciamo senza cappuccio, via. Mettiamo più a farvi del nostro bel viso, non devo tornare indietro, ma andiamo comunque con personalizza. Tutta trasferenza, facciamo la settima azione che ce ne saranno solamente due. Grazie. Gli mettiamo, attualmente non gli mettiamo niente perché gli devo mettere anche un po' di accessori. Vorrei andare proprio di base base, quindi con l'Edo Prime, però oppure con questo. E beh, stiamo sul sicuro, quindi su Edo Prime. Beh, così è bello. Così è bello. Mentre per gli accessori per i gambali, non so se mette Ghielido. Questo, e che gli metto? Vabbè, fanculo, mettiamo con l'Edo Prime. Ancora Edo Prime. Per l'Efimbra qua. Che gli metto come Efimbra? No, no, questo no proprio. Gli mettiamo la volpe, proprio. Facciamo la volpe. Visto che c'era. Però comunque c'è un bug. Guardate il pettorino del drifter. Cioè. Con quale fisica attaccato? Proprio vola. Va bene, non facciamo domande. Ma perché sono tornato indietro? Io devo colorarlo. Allora, oh la Madonna, bello così. Ora lo faccio nero. Però non mi pare giusto. Fammelo rosso un attimo, vediamo com'è. E vabbè, fammo nero in questo caso. Nero. E fammo bianco. Come dettaglio in questo caso lo metto un po'. Non lo voglio proprio acceso, acceso in questo caso. Sì, mettiamolo questo giallo. Un po' decolorato, si può dire. Così siamo a posto. Per l'energia mettiamo tutto bello arancione, perché ci piace. Ok. Però ragazzi, sapete cosa sta? Che col pettorino mi occupa un po' la bellezza di questa tuta. No, gli mettiamo un altro che. No. Ma non c'è qualcosa che non va a occupare tutto. Vabbè. Oggi metto questo. Però comunque c'è sempre il bug dei pettorini che stanno in volo. Ma che gli metto? Ma che gli metto? Vabbè. Non gli mettiamo nulla praticamente. Oddio, con Lido bello tutto, però no, preferisco senza il pittorino, così è molto meglio. Perfetto. Forse il rosso non c'entra un cazzo in questo caso. Andiamo con nero, va. Ok, perfetto. E adesso andiamo con la Sagnandana, direi. Sagnandana. Io vorrei. Ah no, perché visto che ho visto l'Efimera, quello della coda, imitiamo questa che. Copre quello tuta. No, in realtà l'energia lo vuoi far diventare azzurro. Non l'azzurro. Ah, ma non è che sta. Aspetta, non è che l'energia da segnalare va sulla tuta? No. Dove cazzo sta? Allora. Coppia con la tuta. Ok. Ah, è questa che non ce l'ha. Ok. Ok. Sì e no. Vediamo se ci sarà qualcosa di meglio, va. Ma così occupa un po' tutto. Se faccio questo. Sì, ma famo questa. La nuova Sagnandana del pacchetto di Gauss. Metto tutta arancione. Ok. E manca altro? Mi sembra di no in realtà. Sì, mettiamo a posa. E questo è il. Ragazzi, questo è quello che sono riuscito a fare con questa tuta. Bellissima l'effetto che dà dalla parte sopra. Bellissimo.
Quindi ragazzi, spero che questo Fashion Freedom Drift vi piaccia. Ovviamente se avete qualche consiglio da darmi qua sotto nei commenti siete liberi di farlo. Perciò se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzuoli!